La storia di un ragazzo nato in un quartiere difficile che vive in una famiglia con problemi economici, ma con il punto di riferimento dell'onestà, e che invece sceglie i soldi facili, i rapporti con il clan, una stesa, l'arresto e il carcere. Le luci della libertà, dell'amore, della fede in Dio piano piano si spengono, ma sarà proprio il carcere, la scelta della rieducazione, ad alimentare la fiaccola della speranza che pian piano accenderà le altre luci spente, perché alla fine sceglierà la famiglia di sangue, l'amore, la fede, la libertà e non la camorra e il clan. Questa è la trama di Io non ci casco. Rappresentazione teatrale scritta e interpretata da alcuni detenuti dell'istituto di Secondigliano, tra i quali anche coloro che hanno avuto la pena dell'ergastolo. A curare la regia Luca Di Tommaso e i componenti di PerSud, intervenuta anche l'associazione La Mansarda. Ascoltiamo Giulia Russo, direttrice dell'istituto di detenzione. Questo non è semplicemente uno spettacolo teatrale, ma è uno spettacolo realizzato dai detenuti non solo come interpretazione, ma proprio come realizzazione del testo. E vuole essere un messaggio, cioè il messaggio della rivisitazione del proprio vissuto, la voglia di cambiare. Non vuole essere solo una recita. Nel caso di specie è la dichiarazione convinta del bisogno e della voglia di cambiare vita. Quindi quello che noi chiamiamo il patto trattamentale, che si rinsalda in questo istituto tra un'offerta e un'accettazione. Alla rappresentazione hanno assistito consoli, parlamentari, esponenti della Giunta Comunale e del Consiglio regionale e il procuratore aggiunto della Procura di Napoli, Nunzio Fragliasso, intervenuto Samuele Ciambriello, garante per i detenuti della Regione Campania. Il carcere formalmente dovrebbe aiutare a reinserirsi nella società, a rieducare le persone. Credo che al di là delle occasioni che possono essere date da un lavoro interno, il vero trattamento per queste persone è la capacità di dargli una mano a recuperare se stessi, a far uscire fuori il meglio che loro hanno. E oggi loro coraggiosamente, con tanto di nome e cognome, alta sicurezza, reati ostativi, associazione a delinquere, alcuni ergastolani, ci tengono a dire fuori, al mondo esterno, fuori da queste mura, che dentro queste mura hanno maturato questa consapevolezza.